La fibrosi citica è una malattia congenita, quindi una malattia su base genetica che colpisce prevalentemente i polmoni, diciamo che l'apparato respiratorio è sicuramente l'apparato più colpito. E ovviamente il Covid-19, cioè il SARS-CoV-2, è un virus eminentemente respiratorio che può dare dei quadri gravi di polmonite interstiziale, di insufficienza respiratoria acuta. Quindi all'inizio di questa pandemia ovviamente le preoccupazioni per i nostri pazienti erano grandi e restano grandi proprio perché sono in larga parte pazienti adulti ormai con dei quadri respiratori già impegnativi di base, quindi la preoccupazione era tantissima. Diciamo che poi in realtà nei mesi della prima ondata pandemica, quindi nei mesi di marzo, aprile, maggio, un po' in tutto il mondo, i casi di fibrosi cistica che hanno contratto questo virus sono stati molto pochi, nell'ordine di poche decine. Ormai ci sono delle segnalazioni di 40-50 casi a livello mondiale, veramente pochissimi casi. Questo è legato soprattutto al fatto che i nostri pazienti sono abituati, già di per sé a mantenere il distanziamento sociale, ad essere molto attenti all'igiene, all'utilizzo dei DPI, quindi dei dispositivi di protezione individuale, le mascherine, i guanti, un'attenzione importante alle vaccinazioni, alla prevenzione delle infezioni acute. Quindi si pensa che in larga parte ci sia stata una protezione proprio primaria, legata a degli atteggiamenti molto attenti, anche guidata dai centri fibrosicistica che hanno dato delle indicazioni molto chiare sin da subito di distanziamento e in alcuni casi purtroppo di confinamento sociale, perché molti dei nostri pazienti sono tuttora, diciamo, vivono in una situazione di grande isolamento, diciamo, spaziale. Ora, in realtà, negli ultimi mesi, con diciamo, il down dell'attenzione che c'è stato a livello globale diciamo sul distanziamento sociale dopo la fine del lockdown, sicuramente i rischi legati a questa seconda ondata ci preoccupano particolarmente perché i pazienti dovranno riprendere ad avere delle attenzioni molto particolari se i numeri si comporteranno come si stanno comportando in questa maniera. E quindi ci sono comunque delle preoccupazioni legate ai prossimi mesi, anche legate alla stagione autunnale invernale, che dal punto di vista delle infezioni respiratorie, a prescindere dal Covid, sono mesi caldi per i nostri pazienti. Diciamo che esistono anche delle ipotesi invece scientifiche riguardo al fatto che i pazienti con fibrosi cistica abbiano dei fattori protettivi rispetto a forme gravi di Covid-19 e sono per ora solo segnalazioni, quindi non sono delle evidence-based informations, però diciamo, ci sono dei dati che fanno pensare che il Covid si trovi tra virgolette male nel polmone fibrosi cistica e quindi ci siano delle reazioni infiammatorie più blande. Però queste informazioni sono per ora non confermate e non ci consentono di poter abbassare la guardia in pazienti così delicati. Uno dei messaggi che deve arrivare, diciamo, più chiaro ai nostri pazienti è che il fatto di essere in casa li protegge tanto, ma non deve far abbassare la guardia rispetto alla malattia di base. Ed è per questo che abbiamo messo insieme alla LIFCE, alla Lega Italiana Fibrosi Cistica, a loro disposizione degli strumenti anche di telemedicina, quindi di poter monitorare a casa alcuni parametri vitali, in particolare la spirometria, la saturimetria e poter, diciamo, collegarsi con noi anche senza venire in ospedale, ad esempio tramite Skype, che è lo strumento che stiamo utilizzando.